È un caldo pomeriggio romano, uno direbbe anche romanista, vista la fede del segretario generale della Federnuoto, dottor Antonello Panza. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti voi, ben trovati. Senti, le distanze le abbiamo, come si dice, quindi il patriottismo l'abbiamo già messo, possiamo togliere la mascherina, insomma. E quindi partiamo. Buongiorno, buongiorno a te, ben trovato. Allora, quando Grazie. Si parla di federazione, si parla di numeri. La federazione nuoto, poi, insomma, voglio dire, i numeri ormai ne fa, e anche di importanti si pensa sempre a te, perché poi dice, qual è il ruolo poi in realtà di un segretario generale? Fare un po' il presidente, no? Anche. No, è il contrario, il ruolo del segretario è quello di farsi notare il meno possibile e cercare di dare il supporto quotidiano alle attività degli uffici, della struttura, dei comitati che devono seguire l'attività sul territorio, delle società, delle squadre nazionali, per cui è un lavoro da retrovia, ma non per questo secondario, perché anche i gregari tirano la volata e la volata è al presidente, sempre e comunque. Ma questo è evidente, ma lasciami passare la battuta, un po' l'amministratore delegato di tutta la baracca, no? Beh. Si chiama segretario, ma poi insomma il segretario è un po' riduttivo, no? Per quanto riguarda insomma il termine, forse, no? Più proprio sarebbe quello di amministratore. Sì, diciamo che il nome del ruolo deriva nell'organizzazione storica internazionale a un retaggio antico. Oggi nel mondo moderno l'organizzazione lavorativa e le federazioni sono inserite nel mondo dell'organizzazione del lavoro aziendale ormai. Il ruolo del segretario assomiglia sì, sempre più a quello del direttore generale, l'amministratore delegato, che deve spaziare da questioni tecniche, ma soprattutto amministrative, giuridiche. Poi, se pensate in questo momento, il sommare anche delle novità e dello studio, dell'applicazione delle tante norme, ad esempio, guarda caso, sulla pandemia della crisi emergenziale sanitaria, pensate appunto soprattutto a un'attività a tutto campo che spazia soprattutto però sulla gestione, sull'amministrazione, sull'ottimizzazione delle risorse, ecco, soprattutto l'ottimizzazione delle risorse. Perché qualcuno si domanderà come mai su Imbiza è arrivato così a bomba inizio anno col segretario generale, perché? Perché qui a Roma ci sono gli stati generali del salvamento, che è una parte, no? Neanche tanto secondaria, anzi direi fondamentale, no? Di tutta quanta la, come direbbe, della baracca, no? Perché il salvamento è un complesso importante, no? Per la federazione. Il salvamento è un complesso importante che coniuga l'anima vera e reale e profonda di questa federazione. Non scordiamo che il salvamento è anche agonismo, innanzitutto, perché a volte non sempre sono sufficientemente ricordati, ma abbiamo una squadra nazionale, abbiamo atleti che ottengono risultati da anni di prestigio a livello internazionale, per cui il salvamento è anche agonismo e quest'anno avremo i mondiali a Riccione di nuovo del salvamento. E poi coniuga insieme all'anima tecnico-sportiva, a quella dello sport, della prestazione atletica, anche il messaggio culturale dell'acqua come un elemento veramente di crescita in questo paese, nel quale il settore la federazione ha dato un contributo importante, tendente a far diventare l'elemento dell'acqua un sinonimo di benessere, di crescita, di consapevolezza e non di rischio. Ecco, in questi anni le statistiche dimostrano un costante abbattimento delle percentuali dei morti per annegamento. E questo è frutto di un innalzamento di quella che noi chiamiamo la cultura dell'acqua. E chi sono gli angeli custodi di questa crescita proprio culturale? Proprio quegli assistenti bagnanti che si erano, perdonami, ripresi a suo tempo, perché quando si parlava di sicurezza, di controllo addirittura degli stati pandemici in piscina, ammesso e concesso che ce ne fossero, okay, e lì si era aperto un dibattito abbastanza ampio in tema, ma si parlava degli assistenti bagnanti nella doppia forma di controllori, di gestori in qualche maniera della sicurezza, non solo dello stare in acqua. Ecco. Sì, ma basta pensare che nel programma di formazione un assistente bagnante, che non tutti conoscono, oltre all'aspetto più specifico della tecnica, dell'abilità recupero del pericolante, come lo chiamiamo noi, vi è anche materie importanti che spaziano dalla meteorologia all'ambiente, alla sicurezza. Pensate alla parte integrativa dei corsi sulla BLSD, per cui sull'uso del defibrillatore, sulla sicurezza ai posti di lavoro, per cui è veramente un professionista della cultura dell'acqua, della sicurezza dell'acqua come elemento di opportunità di divertimento, di crescita e di lavoro e non di pericolo, e per cui è un vero e proprio professionista e come tale va
apprezzato e va anche valorizzato. Peraltro riconosciuto dal Ministero del Lavoro. È riconosciuto dal Ministero del Lavoro e peraltro anche dal punto di vista dell'inquadramento tecnico, nella preparazione e nella formazione dei nostri tecnici, noi formiamo gli allenatori di nuoto e nuoto per salvamento, che sono rientrati e sono stati ricondotti nelle categorie di formazione europea dello SNAC, che è il sistema di classificazione delle qualificazioni tecniche sportive, e questo dà la valenza del brevetto che hanno questi nostri allenatori di nuoto e salvamento, una valenza europea. È un brevetto europeo e come tale utilizzabile in qualsiasi paese dell'Unione Europea con la stessa validità in Italia, per cui ha anche un valore tecnico intrinseco importante, una qualifica riconosciuta a livello europeo ormai. Caro dottor Panza, visto che ti abbiamo qui con grandissimo piacere al video di Swim Biz, la domanda cade a 360 gradi. Questo sarà un anno, speriamo, particolare, uscendo da tutte quante il mare di guai che dà il titolo al convegno, ma è anche un mare di guai che riguarda in generale questo nostro mondo, considerando la pandemia. Ma questo sarà l'anno, il 22 dell'Europeo di Roma, quindi un grande programma per il nuoto italiano. Qual è la salute del nuoto italiano in generale? Intendo anche delle piscine che ovviamente stanno passando un momento non tanto felice per l'aumento del caro gas, il caro energia incide molto, no? Guarda, su questo è un tema dove la risposta è un po' sofferta, devo dirti, perché le preoccupazioni sono molte. Quella che si è creata in questo periodo e che sta affrontando il sistema sportivo in generale, il sistema economico internazionale per carità, ma in particolare il settore natatorio, quello della gestione degli impianti, delle piscine, è quella che si può chiamare una sorta di tempesta perfetta. Del resto, se tu pensi, basta sommare l'emergenza sanitaria del Covid, che comunque molti danni ha procurato, con interventi economici di sostegno a questo settore scarsi, devo dire molto scarsi, quasi inesistenti, e aggiungiamo quello che è accaduto nella prima fase di tiepida ripresa con l'esplosione dei costi delle tariffe su luce e gas, e pensate di normale percezione, comune percezione, quanto può incidere, parlavamo di bilanci, su un bilancio di una gestione, un impianto natatorio, il caro bollette. E sullo sfondo l'entrata in vigore tra qualche mese della riforma dello sport, che inciderà pesantemente sul costo del lavoro nel settore sportivo. Ecco, questa è una sorta di tempesta perfetta che, al di là delle singole tematiche che vivono ognuna delle loro specificità, sulla riforma dello sport il tema sarebbe molto più esteso da trattare. Ecco, credo che questo settore, per continuare a dare quei risultati che ha dato fino ad oggi, le Olimpiadi di Tokyo sono recenti, gli europei ci attendono, noi abbiamo grandi aspettative, abbiamo grandi società, abbiamo atleti che sono in grado di competere e siamo certi che faremo un grande europeo, ma non si può non usare questa occasione per denunciare pubblicamente che le nostre società stanno morendo, e per cui occorre veramente una consapevolezza per far sì che il patrimonio che in questi anni abbiamo ottenuto di crescita generale del movimento sportivo, in particolare nel settore natatorio, non si debba tradurre in breve in un grande arretramento che sarebbe veramente devastante. Ecco, su questo l'europeo è una grande scommessa, sarà sicuramente un grande evento, ma deve essere anche l'occasione di richiamare l'attenzione e l'opinione pubblica sul dramma che stanno vivendo le società sportive. Ecco, di appelli se ne sono fatti fino a ieri, anche il presidente federale, no? Il tuo presidente, Barelli, tutti i giorni non perde occasione dall'alto, no, della sua anche posizione, anche politica, di richiamarsi al governo a quello che bisognerà fare. Ma se tu avessi una richiesta da fare specifica, ad esempio, te la suggerisco così: fare in modo che ci sia più un investimento anche a livello curriculare nel nuoto, cioè riusciamo a portare, secondo te, la scuola nuoto nella scuola? Assolutamente sì, diciamo, i settori su cui intervenire sarebbero molteplici. Uno, l'hai colto in maniera precisa e perfetta, è quello di riportare tra le discipline sportive nel programma curricolare delle scuole il nuoto. Questo vorrebbe anche poter dire dare una possibilità agli impianti sportivi, che come è noto le strutture scolastiche sono del tutto prive di impianti. Qui potrebbe esserci anche un progetto comune che potrebbe anche essere utile. Potrebbe essere una solidarietà pubblica, esatto, estesa poi a una reale esigenza, quella, esatto, di portare i ragazzini, esatto, e esatto, i ragazzi a nuotare. I ragazzi. E questo sicuramente è un aspetto e una linea di possibilità di
sviluppo strategico interessante da perseguire, e poi aggiungerei, oltre agli interventi di defiscalizzazione sul settore per comunque tenere i costi di gestione dello sport sotto controllo a favore dell'utente finale, perché non dimentichiamoci che i vantaggi cosiddetti fiscali per lo sport non hanno una finalità di procurare ricavi ai gestori delle società, ma di tenere calmierato il costo per l'utente finale, che sono le famiglie, sono gli atleti, non sono i gestori degli impianti. Ecco, su questo anche un nuovo progetto, una nuova visione, una recuperata visione del ruolo degli enti locali sull'impiantistica pubblica. Per anni si è pensato, negli ultimi anni, pensiamo ai project, che le società private fossero la gallina delle uova d'oro da spremere per tenere in efficienza impianti pubblici, spesso mal costruiti e mal progettati. Oggi occorre una nuova stagione di investimenti pubblici, anche in termini impiantistici, a sostegno dell'attività sportiva. Questo progetto, la federazione è in prima linea. In prima linea, non lo devo dire io, perché abbiamo un ottimo comunicatore su queste tematiche, come ha ricordato il Presidente, e il momento ovviamente non ci aiuta, perché siamo consapevoli e siamo solidali anche con le altre categorie, non è solo il nostro comparto a vivere questa difficoltà, ma non c'è dubbio che, consapevoli che non siamo gli unici a dover essere supportati e aiutati, non si può non tener conto che comunque un arretramento della pratica sportiva in questo paese disperderebbe tutto quello che si è guadagnato in termini di miglioramento dello stile di vita delle persone, di abbattimento dei costi pubblici sulla sanità pubblica, di dunque miglioramento della capacità produttiva delle persone in età lavorativa e che soffrono minori patologie che le estromettono dal ciclo produttivo. Sembrano frasi e slogan, ma dati alla mano sono reali, per cui l'investimento sullo sport deve essere anche considerato un investimento che ha un ritorno, perché la mancanza di pratica sportiva comporta costi per la pubblica spesa che sono addirittura superiori a quelli degli investimenti. E visto che siamo a Roma, tu sei romano, e aggiungo io, e questa non è una battuta romanista, comunque non c'entra niente i romanisti con gli antichi romani, però gli antichi romani dicevano, in rapporto all'acqua e alle persone che ignoravano la salute e il benessere, non sa né leggere né scrivere e né nuotare, soprattutto, che è la cosa più importante. Confermo e certifico la mia fede romanista, anche se insomma in questo momento abbiamo qualche problema di crescita, ecco, speriamo che sia di crescita, ma insomma un po' diversamente dalla federazione, che ha un problema di mantenimento, esatto, ecco, di mantenimento, ecco, però sicuramente livelli. Sì, 2000 anni fa qualcuno aveva capito che non era tanto e solo un problema ludico e di stile di vita il benessere e la forma fisica e la cura forma fisica, ma era comunque un progetto culturale ed era sicuramente al centro della società dell'antica Roma come un elemento distintivo di quella cultura che già 2000 anni fa qualcuno aveva acquistato. Ecco, sarebbe veramente grave perdere nei nostri giorni questa cultura. Noi faremo del tutto insieme alle società, ai nostri dirigenti, agli atleti, ai tecnici, per cercare, ecco, di rivendicare fino all'ultimo secondo questo importante, fondamentale ruolo della nostra federazione insieme alle altre attività sportive, che dunque vanno senz'altro aiutate e supportate a poter fare il loro lavoro. E credo che i risultati, se si possono leggere in chiave anche tecnico-agonistica, che è un po' lo sbocco finale, se volete, il prodotto finito di questo grande movimento, ecco, credo in questi anni alle società sportive vada dato il plauso di tutto il mondo dello sport, perché i risultati ottenuti dallo sport italiano nel 2021 credo abbiano battuto tutti i record. È pur vero che qualsiasi mondiale abbiamo celebrato, compreso quello di Pasticceri, mi pare che l'abbiamo vinto, ma al di là delle facili battute, lì dietro c'è un grande lavoro al quale siamo giunti grazie a un sistema sportivo che ha funzionato, il quale va migliorato, va perfezionato e non va assolutamente abbattuto. Ecco, rischiamo questo oggi e questo assolutamente non ce lo possiamo permettere. Segretario Generale, è stato un piacere, ad maiora, forza nuoto. E forza Roma. Forza Roma, questo me l'hai tirato tu. Grazie ancora, alla prossima con Su in Biz. Grazie a voi.